Ora passiamo alla seconda parte della dimostrazione, che l'enunciato di Clausius implica quello di Kelvin. Procediamo nello stesso modo, per assurdo neghiamo la tesi. Immaginiamo che l'enunciato di Clausius sia vero, ma quello di Kelvin è falso. Questo vuol dire che immaginiamo che esista una macchina anti-Kelvin. Che cosa fa? Preleva una certa quantità di calore dalla sorgente calda e la trasforma integralmente in lavoro, senza cederne una parte alla sorgente fredda. Immaginiamo che questo calore prelevato e convertito integralmente in lavoro sia 40 joule e utilizziamo questo lavoro prodotto di 40 joule per alimentare una macchina frigorifera che rispetta invece il principio di Clausius. Una macchina frigorifera che per esempio preleva 60 joule dalla sorgente fredda di calore e con l'aiuto di 40 joule di lavoro che provengono dall'esterno poi mette insieme questi 40 e questi 60 joule e scarica 100 joule di calore alla sorgente calda. Ora analizziamo queste due macchine combinate insieme come se fosse un'unica macchina che chiamiamo anti-Kelvin più Clausius. E che cosa fa nel complesso questa macchina? Quali scambi di calore ha con le sorgenti? Dalla sorgente fredda preleva 60 joule e alla sorgente calda cede quei 60 joule di calore che ha prelevato dalla sorgente fredda. Infatti gli scambi con la sorgente calda sono un 100 joule ceduti ma un 40 joule ripresi e quindi nettamente questa macchina anti-Kelvin più Clausius restituisce 60 joule di calore alla sorgente calda. Perciò è venuta fuori una macchina che nega l'ipotesi, nega il principio di Clausius, perché è venuto fuori un frigorifero che senza apporto di energia dall'esterno preleva 60 joule di calore dalla sorgente fredda e li trasferisce integralmente alla sorgente calda. Perciò la macchina anti-Kelvin più Clausius è una macchina anti-Clausius che nega l'ipotesi, ma siccome l'ipotesi non si può negare in una dimostrazione per assurdo, vuol dire che abbiamo trovato una contraddizione logica e la contraddizione è stata quella, cioè la causa di questa contraddizione è stato negare la tesi, cioè immaginare l'anti-Kelvin. Perciò, se è vero l'enunciato di Clausius, non possiamo negare l'enunciato di Kelvin, cioè sarà vero anche l'enunciato di Kelvin. Ecco dimostrato che Clausius implica Kelvin.